il meraviglioso messaggio di Dio Padre a Linda Noskevich: venite a me e grazie pioveranno su di voi. Amati figli, io sono per voi come voi siete per me. Nel mio grande amore per voi vi proteggo e porto tutto ciò che è buono e divino nei vostri cuori. Amati figli, datemi le vostre anime, i vostri cuori, la vostra fiducia. Il genitore non fa male al bambino che ama così tanto. Io sono il vostro eterno genitore, vostro padre, che è eterno e potente e amorevole e misericordioso nel mio amore per voi. Credete perché la mia volontà è buona e perfetta per voi. Donatevi a me, vostro Signore Dio e Padre, e conoscete le grazie straordinarie e sorprendenti che sentirete, conoscerete o sperimenterete in un rapporto più stretto con me. Il mio amore guarisce tutte le ferite e il mio amore non ha fine. Io sono il vostro Signore amoroso e misericordioso. Fidatevi del mio amore perfetto per voi. Amati figli, non vi allontanate da me. Siete i miei cari figli e amo ciascuno di voi con l'amore che solo io posso dare. Amati figli, sappiate che anche nella sua eterna gioia e divinità il mio amato figlio Cristo Gesù piange. Le sue lacrime di dolore vengono per quelle persone che hanno ripetutamente rifiutato il suo amore. Piange perché tanti, troppi dei suoi figli non hanno fede in lui e nel suo amore. Piange per l'amore sminuito o tiepido e per l'attenzione che gli viene data. È uno scarto buttato dalla tavola o dalla cena. Non state facendo del mio amato e benedetto figlio divino il centro dei vostri cuori. È secondario rispetto alla vita di tante persone. O figli, non trattate così male il mio amato figlio. Ha acquisito la misericordia e la redenzione per coloro che tanto ama a caro prezzo della propria morte. È morto affinché voi poteste avere la vita dopo la morte. Bambini, sappiatelo. Non rendete vano il suo sacrificio. Non prendete alla leggera il suo grande sacrificio d'amore. Amati figli, conoscete pienamente la sua divinità, il suo amore e la sua misericordia. Se non fosse per il mio amato figlio, quanto sarebbe oscuro, spietato e triste questo mondo, e la tua eternità non sarebbe più luminosa, ma più oscura. Ha portato la luce per togliere le tenebre, ha portato misericordia a coloro che vengono a lui. Il suo amore vi sta sollevando, figli miei. Non negategli il vostro pieno amore e la vostra attenzione. Amati figli, non lasciatevi indietro nell'eternità di benedizioni, grazie e gioie insondabili. Questa vita è solo una goccia d'acqua in un oceano pieno d'acqua. Il vostro tempo qui è un battito di ciglia nell'eternità, ma è così importante. La vostra vita è importante, estremamente importante. Sono questi i vostri giorni che contano. Le vostre anime sono nelle vostre mani e quello che fate con le vostre anime riecheggia nell'eternità. Godrete della perfetta e gioiosa santità del cielo o perseguirete l'odio oscuro dell'inferno? Cari figli, non vi sto ingannando, non voglio spaventarvi. Fidatevi del vostro Signore Dio e Padre e non vi preoccuperete delle cose di questo mondo. Sappiate, figli miei, che io sono un Padre amorevole e un Dio giusto. Nel mio infinito, insondabile amore per ciascuno di voi, faccio di tutto per portarvi a me. Chiamerò ad alta voce, sto chiamando con amore, vi mando i doni dello Spirito Santo perché non mi rinneghiate, ma perché veniate a me con amore e per amore, per misericordia. Eppure, mentre faccio queste cose, così disperatamente, così tanti dei miei amati figli aspettano, tardano nel loro amore per me. Rimandano il loro amore per dopo, quando non possono fare del loro amore per me solo un'attenzione tiepida o temporanea. L'amore non è un peso, è eterno e permanente, e poiché è amore, cresce grazie alla vostra attenzione. Vi state sviluppando nel mio amore, allora venite da me, venite a me con cuori devoti e glorificate il nome del mio amato figlio. Io sono per voi come voi lo siete per me, figli miei. Non voglio perdere un solo caro bambino.
Amati figli, nel mio grande amore per voi sottolineo la realtà, cioè l'esistenza assoluta dell'inferno. I miei figli chiudono gli occhi a scapito del peccato. Vi rendete sordi alle conseguenze. Nella vostra cecità non vedete nessun pericolo nei vostri peccati. Nella vostra sordità non ascoltate i miei appelli che vi chiamano a rifiutare del tutto il peccato. Permettete al peccato e permettete a voi stessi di accettare finalmente ciò che vedete e ascoltate, inclusa l'incredibile calunnia del vostro Signore Dio e Padre. Vi permettete di abituarvi perché è normale che dimentichiate che il vostro Signore Dio e Padre Celeste è un Dio giusto e io non vi permetto di sopportare la calunnia. Non vedete, figli miei, questo mondo diventa ogni minuto più peccaminoso. Quando i vostri occhi sono ciechi, le vostre orecchie sono sorde e la vostra anima è così familiare con il peccato, siete condannati. Se continuate su questo insidioso sentiero verso la perdizione, conoscerete sicuramente la terribile sofferenza dell'inferno. Amati figli, non sto mentendo, il mio amore per voi è perfetto. Perciò la mia volontà per ciascuno di voi è buona e divina. Non trascurate e allontanatevi dall'amore, non indulgete nelle braccia provocatorie e bugiarde dell'oscurità. Amati figli, non mettete alla prova ciò che non potete capire, non mettete alla prova le vostre anime, non protette contattando il diavolo. È intelligente e attende con impazienza, quindi colpisce rapidamente per portarvi fuori strada. Amati figli, sappiate che poiché questo mondo è in un'oscurità così peccaminosa, ci sono molti, molti modi in cui il male si abbatte su di voi. Quando non pregate, siete come un bersaglio davanti al cacciatore. Figli, il diavolo è intelligente e le sue astuzie sono adorabili e deliziose per coloro che vivono in ricompense e soddisfazioni mondane. Quando siete circondati dal peccato e da coloro che lo approvano o da coloro che vi incoraggiano a peccare, quanto dovete essere forti per resistere a questi attacchi persuasivi e pervasivi? Credete che le vostre anime siano pronte a respingere dalla vostra vista tutto ciò che potrebbe ferirvi? Vi dico con facilità che non potete e non potrete farlo quando la vostra fiducia e fede in me sono deboli e non rafforzate la vostra anima con la Santa Eucaristia. Non potete trattenere le vostre anime o voi stessi solo per la vostra volontà. Vi do grazia e forza per combattere colui che riversa il peccato su questo mondo. Egli ispira i miei figli a peccare e nella vostra debolezza i miei figli accettano volentieri la tentazione e il peccato. Pregate per i più peccatori e perduti in questo mondo. Aumentate le vostre preghiere. Siate devoti nelle vostre preghiere e salvate le anime di molti vostri fratelli. Io vi dico che le vostre preghiere sono più forti di quanto possiate immaginare e mi deliziano più dei canti degli angeli. Per ogni preghiera con amore, misericordia e perfetta e santa sapienza. Figlioli, figli miei devoti e oranti, mettete la croce del mio figlio prediletto, Cristo Gesù, al primo posto nella vostra vita, nei vostri cuori e nel vostro pieno essere. Guardate la sua croce e la sua grande santità quando parlate, quando mangiate, quando passate davanti a estranei, quando siete impegnati con le vostre giornate. Mettetelo in prima linea nella vostra vita e lui vi condurrà lontano dal sentiero della perdizione. Riponete la vostra piena fiducia nel vostro amorevole Cristo Gesù. Vi sostiene con il suo amore e quello che date a mio figlio lo date a me. Credete che sia vero. Queste cose devono essere fatte. I miei figli devono venire a me perché non c'è più tempo. Troppi muoiono e il mio cuore piange in agonia. Figlioli, venite a me, non esitate. Io sono il vostro Signore Dio e Padre. Proteggo e amo i miei amati figli e faccio tutto ciò che un padre amorevole farà per garantire la sicurezza e l'aiuto dei miei figli. Pregate, figli miei, pregate e non abbiate paura. La paura non sono io. E quando pregate, perché dovreste aver paura? Benedico i miei figli in preghiera più abbondantemente. In questo modo vi do la mia pace, figli.